Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Favero, seguo il vostro Davide. Eccoci qua con una nuova parte di Stray. Allora, riprendiamo esattamente non dal punto in cui ci siamo salutati, ma il gioco mi ha fatto ripartire da qui, quindi ripartiamo da qui, dove abbiamo trovato la nostra amica Clementine, che dopo averla, diciamo, trovata, che abbiamo visto vagando nelle fogne che c'è una ferrovia che è dismessa, che ci manca un componente per farla partire, abbiamo apputato che ci serve per andarcene da qui, e lei ci ha detto dove poter andare a recuperare una cella di energia, e dobbiamo infiltrarci come in questo deposito in questa città, che di questa specie di società che si occupa di produrre varie cose. Quindi ci mettiamo in marcia e ci infiltriamo, tanto noi siamo gatti, siamo più furti di noi, che ci deve essere, abbiamo il passo felpato. No, lasciamo perdere. Ste battute no. Allora. Vuoi poter svegliare la sorveglianza? Entrai da qualche parte nascosto. Vai, show, questo via! Dove infiltrarci, ma al momento non trovo dove dobbiamo andare. Aspetta, qua però c'è un ricordo. Ogni tanto ci devo vagare per sempre tempo. Interessante vedere come i robot imitano il comportamento e il lavoro degli umani. Qui mi sa che vedo hamburger e cibo per la strada. Mi ricordo il mio locale era vicino a qui, niente, il nome della cameriera era, non ricordo, cominciava per M. Si chiamava Mario. E Mario non c'è più, ciao, facci qualcosa da mangiare, Bastian. Niente cartelli, ragazzi. Dobbiamo andare alla Neko Corporation. Quindi da questa parte, Neko. Non è Neko come gatti, però va bene. Che c'è qua? Niente, solo bigiotteria. Cose di poco conto. Ah, qua possiamo mettere le cassette. Andiamo a guardare nei cosi. Ah, c'era una strana luce. Vabbè, andiamo a sta Neko Corporation, anche se sono finito in un posto dove non so dove sono finito. Ok, da questa parte. Ah, forse da questo tizio. È un telo, un giubbottino, una catena dorata. Non mi dice niente, mi dispiace. Allora, dobbiamo trovare questo tizio col giubbottino e la catena dorata. Quindi andiamo a cercarlo in giro per il mondo. Adesso niente, però affrontiamo niente. Alla batteria scarica quello là. Entriamo noi dentro. No. 8, 5, 2, 4. No, niente. Lo cercherò dopo il codice. Questo non si va a parlare proprio. L'ho fatto inciampare. Senti, ti fermi un attimino. Non mi fa niente di questi cappelli, il capo non è così.
Al bar. Ah, non mi fa entrare il bastiano, aspetta. Io lo so. Non posso camminare nella scatola. Ah, maledetto. Allora, era 8, 5, 4, 2. Ok, abbiamo la cassaforte. Nuovo oggetto ottenuto, spilla felino. E mi serve a qualcosa sta spilla? Compare, sto qua, manco si sveglia perché è morto. Ma vabbè. Qua nessuno sa niente di niente, oh. Oh, forse l'abbiamo trovato. Eccolo qua, era ammucciato per bene. Oh, conosci? È il mio contatto, ti spiego. Per sommi campi della batteria atomica. Batteria atomica? La batteria alimenta lo strumento che ne laggiù, ma l'intera area interdetta è sorvegliata. Controlliamo ogni persona entrata e mando via comunque non sia un dipendente. Questa è l'idea, procuro un giletto da operaio e un casco antinfortunio e resto per il momento per entrare. E dove ti li vado a procurare queste cose? Va bene, dobbiamo andare a procurare i vestiti per travestirsi. Non è che i vestiti di scarto, no? Forse glieli dobbiamo comprare. Perché sono un gatto? Dobbiamo trovare i soldi, ragazzi, se no non potremo comprare niente. Allora, vediamo come poter fare per prendere quella giacca. Ehi, è imbecille, guarda che ti vedo anche noi. Ci hanno con le telecamere. Allora ragazzi, non è sicuro, io non porto soldi perché sono un gatto, quindi non so come guadagnare o prendere soldi a parte che rubare. È l'unica cosa che riesco a fare. Ah, guardate, guardate. Aspetta. Ok, prima ho distrutto una telecamera, ok. Facciamo i vandali, va. Che io mi ricordo che loro ce l'avevano moltissimo con queste telecamere quando gli abbiamo parlato. Contenti, vi ho distrutto le telecamere, non rompete. Non pensavo manco si potesse fare sinceramente. Erano due le telecamere, ok. Torniamo sotto, vediamo ora se ci dicono qualcosa. La vita è una noia quando senti le... Ah, c'è un'altra telecamera, la guarda, non l'avevo proprio vista, pensavo erano solo due.
Allora andiamo a spaccare pure quella. Per la gioia della vostra vita, si mouse. Ecco. Dai giù. Via. Niente più telecamere, non servono a niente spioni. Oh, guardate, ora sono messi a cazzeggiare. Oh yeah. Bel lavoro, non credo ci sia il tocco. Prendi la tua ricompensa e te la sei guadagnata. Oh, questa è la cassetta da mettere nel coso. Che infatti c'era un posto dove potevo mettere la canzone. Ah, qua è il bar, c'è sicuramente quel tizio che perde tempo. Ma di questo non capisco, mi sta sfuggendo qualcosa. Sai piccoletto, mica col tizio sul vetro che pena. Il segreto è osservatorio bello pieno, ecco, scogli la metafora. Sì, sì, non mi interessa. Cosa altro voglio, mio piccolo signore? Il nostro mondo dei suoi occhietti deve sempre gigantesco. Vorrei poter essere minuscolo quanto lei, cosa deve spiegare nuovi luoghi. Ah, ecco, questo sarà quello là, il cavo. È morto. Come ho sbagliato qua? Niente, palese che dorme. Aspetta, guarda, ti sveglio io. Ma beccati questo in ta testa, vai, vai, vai. Scusa, tu dormivi bello. Oh, la mia testa mi fa male. Oh, che cazzo sei qui? Oddio, è confuso. Barcolla, ma non molla. Stiamo appresso a sto tizio che barcolla. Oh, scusa. Ah, ecco, guarda questo incavolato. Oh, tu eri a perdere tempo, che cavolo. Hai visto dove sono, cazzo? Io mi sono nascosto nella cassetta. Ah, ecco come entriamo nel bar, Nel bar, cioè nel negozio. Che ci sono pure bei cappelli. Non c'è nessuno. Hola! Come entrare nei posti più inaspettati. Devo ritornare là dentro, ma qua che c'è da rubacchiare? Oddio, mi ha visto. Non ho fatto niente, giuro. Ah, così possiamo rientrare. A parte che possiamo riuscire prima di tutto. C'è niente da prendere. Scusate, perché ci avete fatto entrare qua per forza? Ho capito, per distruggere la moquette. Oh, no, è per il casco. La
Abbiamo rubato il casco apposta, ragazzi. Abbiamo trovato il primo articolo da lavoro. Ora sicuramente il giubbotto è quello da prendere al quel negozio. Ti vedere? E come lo disse? Ruba? Ah no no, se ne accorge. Oh, ma sei pazzo! Scusa, non faccio più, giuro. Ma si è messo là davanti. Non posso chiedere a qualcuno di aiutarmi. Si incavola, sei roba. Questo qua. Ah, aspettate. Qua era il coso, mettiamo la canzone. Ah, così se ne va. Preso, 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 fuggi, fuggi, fuggi. Siamo dei gatti ladri. Arriviamo, amico, ti portiamo l'attrezzatura. Eccoci qua. Ya! Eccolo qua. No, guarda, non ti guardo, tranquillo. Tanto non c'è una... tanto da vedere. Ok, guarda, se ti sei vestito perfetto da lavoratore, proprio nessuno ti riconoscerà. Andrà bene, sta contenti. Ok, io entro nella scatola, vai. Forza. Facciamo gli infiltrati. Siamo irriconoscibili, come si dice. Non penso proprio, ma va bene. È permesso, signore? Grazie, lei è molto gentile. No, non guardi cosa c'è nella scatola, ci sono i mostri. Arriva, arriva una zampata appena sette le mani. Ok, siamo qua. Possiamo uscire o dobbiamo aspettare un tuo segnale? Mi ha fatto una battuta. E noi ci infiltriamo. Oh no! Ah, dobbiamo pure mucciarci, ci sono i tizi che ci guardano. Le sentinelle ci sono pure. Prima mi vedeva. Ok, questo lo aggiriamo. Ciao. Super. Allora, quello là si guarda da là. Non c'ho qua dietro. Oddio, ho paura. Ok. Tiriamo la leva, tira la leva. Oddio, mi devo rifare tutto il giro. Oddio, devo aspettare che passa la cosa.
perché io sono più basso di quella cosa. Queste cose a me. Madonna mia. Oh no, 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 no. Ok, ce l'abbiamo fatta. E come cavolo superiamo la griglia? Batteria è là. Forse dobbiamo arrivare in qualche modo a disattivare qualcosa da qualche parte. Allora aspetta, io posso salire sulle cose. No. Ah, ok, ok. Ho capito. Andiamo. Un modo intelligentissimo, ma sicuro che non lo buca. Oh. A posto. Ok, dobbiamo spostare per il modo da fare peso. E qua c'è questo. Operativo, che succede? Ah, si muove. Si è messa la protezione, guarda là. Ok, tira la leva. Perfetto. Che bellezza, tutti in allerta. L'abbiamo presa. Senti, usciamo da qui prima che vivono sentire. Dobbiamo insegnare questa batteria a Clementine. Eh sì, però da dove usciamo? Vabbè, da qua logicamente. Oh, buttiamoci qua, vai. Ah, l'uscita è stata più rapida dell'entrata, ragazzi. Clementine, stiamo arrivando. Quello è incavolato subito il furto. Oddio. Come facciamo ora? Pensi che la Grenade si sbidò la collezione di carte d'arte tempo. Oddio, l'hanno trovata. Ora noi come facciamo a entrare? Ah, noi possiamo entrare tranquillamente, ok. E tranquillamente un paio di maniche. Io
Oddio, perché ho parlato? Fisso qua. Ma ecco perché c'è un testo e scatole. E noi facciamo così. Arriviamo, Clementine. No, non devi... Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ti stanno cercando, amica. Dove è finita? Yuhu! Traccia di credito, questo è quello, sembra una specie di messaggio in codice. Allora, dovremmo giocare ai detetti. Se vogliamo scoprire cosa è successo per B12 e il micio, la risposta è nella mia roba. Poi ci sono quattro simboli. È firmato con l'evento, andiamo un'occhiata. Praticamente dovremmo trovare quei quattro oggetti. Vabbè, uno è qua. Non vedo nulla, sei sicuro? Vabbè, cerchiamo sta roba. Non è questo. Compagni, non questo l'ho fatto, quindi domando perché fa una cosa del genere. Sono con... c'è qualche altro oggetto. Qui la candela, penso. Non ho nulla, sei sicuro? La candela. Ok. Un appartamento, in effetti. E così un pagnolo vedono gli umani. Che buffo. Guarda, qui c'è qualcosa. Dice, venite al... messaggio troppo in codice, però. Una cosa di più semplice, no? Eccola qua, era questa quella giusta, forse. Vai, vai, tira. Andiamo per il cassetto. Ma non è il momento. Oh, però che bellino. Però non è il momento. Ha un valore nella media, una bassa purezza. Lucio direbbe aggiunto artificialmente. Forse il sobbagliare serve a indicarsi. Amico, dice Blaser. Ok, manca l'ultimo oggetto. Che vedo queste le lampade dappertutto. Non è quello. Eccola là. E certo, la lampada diversa col cuoricino. Ah, nightclub. Ok, ok, abbiamo capito dove è quel nightclub chiuso. A meno che non ci vedano sempre i tizi. Ce l'andiamo.
Dobbiamo fare di nuovo tutto la retroversa, aiuto. Thank you.
Praticamente qua c'era solo due volte. Ah, ecco, lui ce l'ha. Allora, dobbiamo provare da bere. Ah, ecco qua, guardate. Ok. Tieni da bere, va. Grazie. Oddio, sei inquietantissimo. Mi sta sudando freddo. Ah, certo. Adesso arriva delle sentinelle. E ci hanno catturato. Bene ragazzi, siamo a posto. È finito qua. Alcatraz, oddio. Oddio, siamo in gabbia. Vabbè ragazzi, noi per questa puntata ci fermiamo qua, ci vediamo nella prossima puntata e vedremo come riusciamo a liberarci. Quindi un saluto al vostro uomo, poi Rossi, e ciao ragazzi.